Sicuramente il Bari sta dimostrando di avere un valore importante in questo campionato, ma io conto tantissimo sull'orgoglio spino, sulla forza di tutte le componenti che ha sempre contraddistinto l'Avellino Calcio. Io penso che se società, tifosi e calciatori vanno tutti nella stessa direzione, che è quello di vincere il campionato, alla lunga, soffrendo, secondo me potrebbero riuscire a fare il salto. Appunto, dopo la partita di Viterbo contro il Monterosi, Braia era in bilico, adesso cambio di modulo, 7 risultati utili consecutivi, si sono sbloccati anche gli attaccanti e un altro Avellino può quindi rialzare definitivamente la testa ed impensierire il Bari. Guarda, mi fa enormemente piacere questa tua domanda, perché in tempi non sospetti, quando si paventavano le dimissioni di Braglia o l'esonero di Braglia, io ho speso parole importanti per il mister, ma non perché le mie parole contano qualcosa, solo ed esclusivamente perché lo reputo un signor allenatore, per la categoria probabilmente uno dei migliori, che veniva contestato per dei risultati che non avevano una certa continuità, ma alla base di tutto c'è sicuramente la sapienza calcistica del mister, sicuramente l'obiettivo della società, sicuramente la bravura dei calciatori, perché io penso che mettere la maglia dell'Avellino Calcio non sia facile per nessuno, è motivo di grande orgoglio ma anche di grande responsabilità, e all'inizio, finché, come si suol dire, non ci fa il callo a tutte queste pressioni, magari puoi avere un rendimento non elevato per come sei stato acquistato. La barca si è rimessa nella giusta scia e sicuramente la dirà fino alla fine, se la combatterà fino alla fine per vincere. Io sarò, non dico il primo perché non lo posso essere il primo tifoso dell'Avellino, ma uno dei tifosi che ogni domenica, ogni partita va a vedere il risultato e spera sempre che l'Avellino vinca sull'avversario di turno. Ultimi 5 turni del girone di andata, oggi c'è il Picerno, poi Turris, Bari, Vibonese e si chiude col Foggia. 3 scontri diretti nelle ultime partite. Può essere questo uno spartiacque importante per la stagione dei Lupi? Sicuramente sì. Di solito tra gennaio e febbraio si decidono gran parte dei campionati, dove dopo un girone d'andata il livello e soprattutto lo spessore delle squadre iniziano a farsi vedere e a farsi sentire. Io non sarei preoccupato per questi scontri diretti, perché l'Avellino è attrezzata per giocarsela con tutti e per vincere con tutti.